Albergo Sicilia a Paternò, ex Albergo Sicilia. Questa mattina è iniziato lo sgombero e la chiusura di tutti gli accessi della vecchia struttura ricettiva da parte dei tecnici e degli operai della città, indicati dalla città metropolitana. Sul posto ci sono Polizia Municipale, Carabinieri e Guardia di Finanza. Lo sgombero vero e proprio è avvenuto questa mattina. Erano appena due migranti, per quanto ci riferiscono le forze dell'ordine, all'interno della struttura. Probabilmente gli altri erano tutti al lavoro e sono stati accompagnati fuori. In questo momento noi siamo all'interno della villa comunale, ci è impedito l'accesso per testimoniarvi quello che sta avvenendo, ma insomma abbiamo semplicemente fatto il giro dietro e ci siamo anche accorti che il muro di recinzione che divideva il giardino Moncada con l'ingresso, con uno degli ingressi, e ovviamente per l'ex Albergo Sicilia, è completamente aperto, quindi un accesso assolutamente facile e semplice. Quindi da qui la necessità di un intervento dell'amministrazione comunale, innanzitutto per chiudere questo accesso, che ovviamente se no rimarrà aperto, quindi dunque facile ingresso anche notturno per la villa comunale. E poi una seconda cosa, abbiamo notato che ci sono tantissimi rifiuti, una quantità immensa di rifiuti, non abbiamo capito neanche se all'interno hanno effettivamente pulito e tolto tutto ciò che era all'interno. Comunque abbiamo visto che all'esterno resta di tutto, c'è una discarica a cielo aperto ed è una vera bomba ecologica che va immediatamente tolta, perché ci troviamo proprio in centro cittadino.